Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti nel primo Millennium Direct del 2020. Abbiamo preso in prestito il format con il quale Nintendo dà notizie delle nuove uscite ai suoi fan. E allo stesso modo, noi attraverso questo video vi vogliamo raccontare tutte le novità che caratterizzeranno la prima metà dell'anno del nostro lavoro. Come potrete intuire, ci sono tante notizie che riguardano i nostri canali, sia quello di YouTube Pokémon Millennium che quello di Twitch Saidonia. E non vediamo l'ora di potervi far arrivare tutte quante queste informazioni, per le quali abbiamo organizzato questo video e abbiamo deciso di mandarlo in onda in premiere, così da poter vedere le vostre reazioni in diretta. Qualora stiate vedendo questo video dopo la premiere, siete invitati a lasciare un commento qua sotto. Prima di cominciare, però, voglio ringraziarvi di cuore. Nel 2015 veniva pubblicato su questo canale per la prima volta il video sulla melmina verde. Mai avremmo pensato, quasi 5 anni dopo, che questo hobby sarebbe diventato un lavoro. A tal punto da dover creare un video nel quale vi riassumiamo le novità e che riguarderà anche la comunicazione di partnership con grandi aziende. Se le cose stanno così, oltre ai nostri sforzi, è anche grazie al vostro costante interesse e supporto. E quindi speriamo che le varie novità che vi andremo ad annunciare saranno recepite come un giusto compenso per il vostro calore. Partiamo dal principio. Le rubriche. Da sempre questo canale è stato caratterizzato dallo scandire il ritmo delle sue pubblicazioni dentro a rubriche tematiche. Tant'è vero che dopo i primi video teoria sui Zygarde, o altri nei quali riportavo le teorie più famose dell'internet come quella di Liris e Cyril, abbiamo subito cominciato a creare delle rubriche che potessero destare il vostro interesse, come Pokemitologia ad esempio, nella quale abbiamo raccolto le varie ispirazioni alla base della creazione dei design di alcuni mostri ciattoli tascabili. Negli anni sono tantissime le rubriche ad essere nate e altre invece, come Echeggiavoce, Mutatipo o Macrom, sono volte al termine. Ne approfitto quindi innanzitutto per riassumervi quelle che sono le rubriche attive attualmente sul canale. Abbiamo Pokemitologia, Poke Glitch, le 5 cose che sono consapevole essere le top 5 più lunghe di tutta quanta YouTube World, il laboratorio di Mr. Fuji, l'antico Chateau, Pokémon Urban Legends, Memory Card, Confidenza, le Dan Battle, Poke Relax e ovviamente gli intramontabili video analisi con teorie annesse. A questi 11 format quest'anno se ne aggiungerà un 12esimo, sul quale sto lavorando da un po'. Una delle cose che sono più apprezzate di questo canale, non ne facciamo segreto, sono ovviamente le teorie sui giochi Pokémon, siano esse scaturite da trailer di pochi minuti che poi invece si estendono per ore e ore, sia che nascano invece direttamente da informazioni ufficiali dei videogiochi. Sempre più spesso, quando parliamo di congetture Pokémon, come è successo nell'ultimo video Mani oppure nelle famose teorie dei giganti, facciamo riferimento alla lore del mondo Pokémon antica, preistorica, e quindi ecco che citiamo il momento in cui Arceus viene al mondo, Regigigas sposta i continenti, Omega Rayquaza, rispondendo alle preghiere del popolo delle meteore, risolve il conflitto tra Archeo Groudon e Archeo Kyogre. Nonostante però i riferimenti al passato del mondo Pokémon nei giochi siano tanti, è pur vero che questi sono confusi, a volte in contraddizione fra di loro e in ogni caso sparsi in decine e decine di media ufficiali e canonici distribuiti sul mercato negli ultimi 24 anni. Spesso addirittura troviamo indizi sulla preistoria Pokémon nelle descrizioni del Pokédex e Claydol ne è un esempio fra tanti, con i raggi che danno la vita ad oggetti inanimati. Nel 2020 abbiamo deciso di sciogliere definitivamente questo groviglio di informazioni. Con Memoride, il nome della nuova rubrica, ci prenderemo la briga di ordinare cronologicamente tutti quanti gli avvenimenti del passato Pokémon. E ovviamente, qualora ci rendessimo conto che potrebbero nascondere qualche segreto, andremo a condire il tutto con le consuete congetture e teorie. Il primo episodio di Memoride, quindi il primo tassello di questa enorme timeline che andremo a ricostruire, andrà in onda il 19 marzo e quindi non vedo l'ora di farvelo arrivare per sapere che cosa ne pensate. Volevo fare questo sfondamento della quarta parete guardando la chat, ma probabilmente non lo so, non vedo cosa scrivete, quindi se mi state mandando a fanculo è venuto malissimo. 12 rubriche per il 2020, quindi, ed un nuovo modo di fruire e conoscere della lore del passato di Pokémon. Chissà, magari ci tornerà utile quando alla fine di quest'anno, con la landa innevata della corona, andremo a esplorare templi antichi con i nuovi regi. Ma è tempo di parlarvi di qualcos'altro e abbandonare questo green screen.
Un'altra novità di quest'anno e che concerne la nostra produzione video su YouTube riguarda l'aspetto tecnico delle riprese. Benché sia importante che i video abbiano un contenuto ragionato, studiato e complesso, è pur vero secondo noi che troppo spesso dai più viene tralasciata la qualità tecnica, l'aspetto dei video. Badate bene, siamo consapevoli che questo canale sia divenuto conosciuto ai più in un momento nel quale utilizzavamo delle abat-jour come illuminazione, come macchina delle riprese la Canon che avevo ricevuto al mio 18esimo e il microfono della suddetta come unica sorgente audio, dandovi un eco che avrebbe dovuto rievocare, non lo so, la caverna di Platone per via delle teorie e congetture. Ma una produzione video raffazzonata non si sposerebbe più bene con quella che è la concezione del nostro lavoro ad oggi. Crediamo che YouTube debba puntare a divenire una piattaforma di video on demand ad alta qualità, una sorta di Netflix alternativo, nel quale l'utente possa godere di video di intrattenimento che vanno dai 20 minuti all'ora, con una qualità che non ha niente da invidiare ad altre piattaforme. Certo, YouTube è nato con lo slogan Broadcast Yourself, ed è la piattaforma nella quale un giovane con una webcam di terza mano poteva comunque esprimere se stesso. E se questo slogan è reale e vero ancora oggi, è pur vero secondo noi che YouTube è diventato anche qualcosa di diverso, ed è la piattaforma nella quale i professionisti come noi, che hanno un canale di spicco, possono e devono dimostrare di poter produrre dei contenuti ad alta qualità tecnica, oltre che stilistica. Ecco perché con l'aiuto di Giampiero Santoro, videomaker di alcuni colleghi come Marco Merrino o Favij, abbiamo deciso di fare il passo successivo. Nell'ultimo mese abbiamo mandato avanti un piano di investimenti piuttosto corposo che ci ha portato a ridefinire interamente l'attrezzatura video che utilizziamo. Le nostre luci da studio sono passate da queste a queste, con softbox in grado di diffondere gradualmente la luce su tutto il corpo. L'obiettivo della nostra telecamera principale, ovvero quella che state vedendo adesso, la Sony Alpha 7 M3, è stato sostituito da quello in dotazione ad un Sigma 35mm f1.4, che ha cambiato l'estetica dei video da così a così. E del resto di questa cosa ve ne eravate già accorti anche voi, dato che nell'ultimo video pubblicato sul canale, il laboratorio di Fuji, abbiamo già utilizzato questo obiettivo, e molti dei commenti riguardavano proprio il piacere nel vedere questa rinnovata qualità video. E questo risultato è il frutto degli sforzi congiunti, dei nostri fondi e dell'occhio di Giampiero Santoro, oltre che del nostro gatto che ha lo stesso nome dell'azienda che produce questi obiettivi. Ma è un caso. Oltre a quanto visto, anche la nostra videocamera secondaria, ovvero la Sony Alpha 6003, è stata dotata di un secondo obiettivo. In questo caso si parla di un Sigma 16mm f1.4. Quindi anche gli streaming programmati settimanalmente sul nostro canale Twitch Saidonia avranno un feel diverso e saranno qualitativamente migliori. In generale, quindi, gli upgrade tecnici fatti renderanno più piacevoli sia le produzioni video, sia gli streaming, sia ancora gli eventi registrati al di fuori dei nostri studi. Già, perché negli anni ci siamo messi al lavoro anche su alcuni eventi speciali, come gli hands-on sui giochi Nintendo fatti a Milano al VGP, oppure ancora, passando ad eventi più grandi, le nostre due avventure all'E3 2017 e 2019. Nel primo anno ci siamo andati in solitaria, mentre nel secondo a braccetto con EveryEye.it. In entrambe le nostre avventure all'E3, che ci hanno permesso di riportarvi in forma video la nostra esperienza sui giochi in uscita, c'è stato un unico grande rammarico. Il nostro lavoro a Los Angeles è sempre stato organizzato velocemente, con decisioni di partecipazione sempre prese a ridosso dell'evento, cosa che non ci ha mai permesso di programmare i video come avremmo voluto. Ma poi, alla fine del 2019, si è concretizzata la nostra collaborazione con il portale di EveryEye.it, in virtù della quale ancora oggi ogni venerdì sono in streaming sul loro canale di Twitch dalle 17 alle 19, portando sia gameplay sui giochi del momento, sia talk sui giochi in uscita. Quella collaborazione compie uno step ulteriore, perché ho il piacere di dirvi già oggi, 17 febbraio 2020, che il nostro canale parteciperà attivamente all'E3 2020 a Los Angeles, proprio con EveryEye. Lavoreremo infatti quest'anno a tu per tu con
la redazione in una collaborazione che per la prima volta nella nostra storia del canale avviene in maniera integrale. Ciò significa che non solo avremo la possibilità di partecipare alla convention e di provare in anteprima giochi Nintendo come Breath of the Wild 2 o il DLC della Landa della Corona, qualora entrambi i titoli fossero disponibili in loco, ma anche e soprattutto di partecipare alle conferenze delle varie Microsoft e Square Enix nei giorni precedenti all'apertura della fiera. Noi saremo lì durante le conferenze, tra il pubblico, e questo ci permetterà una coverage più ampia e soddisfacente dei vari eventi, oltre ovviamente il fare a gara per chi ha l'outfit più improbabile con Francesco Fossetti e stavolta cascasse il mondo vinco io. L'E3 2020 prevedrà ovviamente sia una produzione video sui titoli Nintendo sul canale di Pokémon Millennium, sia delle dirette streaming che verranno trasmesse sul canale Twitch di EveryEye.it. Inoltre, sul canale YouTube di EveryEye verranno pubblicati dei brevi video anteprima, nei quali saremo in grado di darvi a caldo le nostre prime esperienze sul giocato in fiera. E anche in questo caso ovviamente non vedo l'ora di farvi arrivare a casa tutti questi contenuti. Mancano solo 4 mesi. Una nuova rubrica, nuova attrezzatura e partecipazione già confermata per l'E3 2020. Queste per il canale YouTube le novità della prima metà dell'anno. Ma chi è più attento e chi ci segue più assiduamente saprà che ho saltato una parte fondamentale delle nostre programmazioni annuali. Esattamente, gli streaming sportivi di Pokémon. Però questa non mi sembra la location più adatta per parlarvene. Possiamo farlo, è una direct. Molto meglio. Come per le produzioni video, anche gli streaming competitivi hanno una storia che va dal piccolo al grande. Cominciati nel 2016 assieme a Francesco Pardini, Lorenzo Galassi e ad un setup non troppo professionale, nel 2017 gli streaming si sono ingranditi con l'ingresso nello staff di Paolo Eusepi, fonico e compositore, Andrea Filippi, grafico e aiuto regia, caster incredibili come Riccardo Appamea e un Francesco Nencini che da quel momento in poi sarebbe divenuto l'addetto ai risultati. Nel 2018 poi abbiamo deciso di rendere il tutto un po' più complesso e grande, e benché si volesse rimanere con un solo appuntamento all'anno, ovvero il mondiale, quell'appuntamento sarebbe dovuto essere indimenticabile, e quindi ecco la volontà di voler fare grafiche dedicate, più inserti, la possibilità di creare interviste premontate da mandare in diretta durante i mondiali, e quindi è arrivato il primo crowdfunding, che ha permesso la realizzazione di quel mondiale con il contributo addirittura di caster d'eccellenza come i fratelli Gini. È stato l'anno nel quale lo streaming competitivo si cominciava ad affermare come lo streaming competitivo Pokémon localizzato più grande al mondo, addirittura riuscendo ancora oggi a fare concorrenza ai numeri che vengono fatti in inglese dallo streaming internazionale di Pokémon. Nell'anno 2018-2019 abbiamo cercato di sognare in grande e quindi di proporre al pubblico ulteriori appuntamenti a tema Pokémon competitivi, con i 4 internazionali canonici che sono stati oggetto di un altro crowdfunding avvenuto con successo. Un crowdfunding che ha permesso la realizzazione degli streaming a venire, l'ingresso di altre persone come Matteo Agostini o Ara Sciommati nello staff e soprattutto la possibilità di far arrivare il progetto agli occhi di Nintendo Italia, che ha subito mostrato interesse ed è voluta entrare come sponsor attivo. L'ingresso di Nintendo Italia a supporto ha comportato la possibilità di realizzare innanzitutto lo streaming dell'Open Special di Bolzano, totalmente gratuito per la community, e ovviamente il mondiale di Pokémon 2019, realizzato al Video Games Party di Milano con un pubblico fisicamente presente in loco e anche in quel caso senza alcun contributo economico necessario della community. Un mondiale che però da tutti verrà ricordato come il mondiale di Gioele, il mondiale nel quale un energumeno palestrato ha dimostrato che si può giocare a Pokémon anche con i gains. Oggi, in primis, vi confermo che per tutta la stagione del VGC20 Nintendo Italia conferma il suo supporto in questi streaming. E quindi i main events, ovvero i 4 internazionali canonici ed un evento extra importante italiano, saranno tutti ancora una volta gratis per voi. Il prossimo, quello di Melbourne, sarà streamato questo fine settimana da giovedì ore 22:50 a... ma dove? È tempo di evolvere ancora una volta, perché gli streaming competitivi acquisiscono da quest'anno un secondo gigantesco main sponsor. Qualcuno di voi probabilmente lo conosce perché è abbastanza famosino. Si chiama Twitch, un'unione resa possibile dai nostri sforzi,
quelli di Nintendo Italia, quelli della community se vogliamo negli anni precedenti, e soprattutto quelli di Grow Up Network, il nostro network che ha reso possibile questo incontro tra noi e Twitch. Il prossimo streaming degli internazionali di Melbourne quindi si terrà da questo giovedì sera alle ore 22:50 sul canale Twitch Saidonia, trovate il link in descrizione. La presenza degli streaming su questa piattaforma permetterà un'ulteriore evoluzione della qualità video, la sicurezza di non avere streaming tagliati o mozzati dalla piattaforma, la capacità di poter interagire ancora di più con la community e la chat attraverso per esempio le scommesse fittizie che verranno fatte attraverso il bot su questo o l'altro giocatore, oppure ancora, sempre grazie al bot, la capacità con alcuni comandi specifici di avere informazioni sullo streaming in corso senza dover aspettare che qualche utente o moderatore ci risponda. Ma non è finita qui, perché a Twitch non bastava portarsi i 6 streaming tradizionali a casa. L'azienda ha interamente finanziato ulteriori 10 streaming durante il corso di quest'anno. Una volta al mese. Ogni mese, a partire dal prossimo, verranno streamate sul canale Twitch di Saidonia le gare online in compagnia di me, Ara Sciommati e Francesco Pardini. Si tratterà di dirette della durata di circa 6 ore, nelle quali competeremo all'interno delle gare online organizzate da The Pokémon Company e che vi ricordo possono servire per qualificarsi ai mondiali, dato che i punti conferiti nelle gare online arrivano fino a 50. Vi ricordo che la bellezza delle gare online è che mentre streamiamo anche voi da casa potrete partecipare a questi tornei e quindi vi invitiamo ad unirvi alla festa, perché potrebbe capitare di trovarvi contro di noi. Inoltre, in alcuni altri casi non streameremo direttamente le gare online di The Pokémon Company, ma gare online create da voi, dalla community, sfruttando quella che di fatto è una delle nuove funzioni di Pokémon Spada e Scudo. Vi rammento che i regolamenti per queste speciali gare online li sceglierete voi, quindi cominciateci già a ragionare. Torneo monoveleno? Torneo monoveleno. I prossimi appuntamenti su Twitch per il competitivo Pokémon quindi sono i seguenti: giovedì dalle 22:50, venerdì dalle 22:50 per la top 8 e la notte tra sabato e domenica dalle 1, anche se le finali cominceranno alle 3 di notte. Domenica 1 marzo alle ore 14 poi avremo la prima puntata degli streaming delle gare online, che ci vedrà in questo caso impegnati nella International Challenge. Abbiamo preparato per voi un team veramente bello o brutto, lo deciderete voi, per me sia bello che brutto. Le iscrizioni per la gara online sono già aperte, quindi andate a prendere la Switch e correte a bloccarvi un posto, così sarete in grado di giocare insieme a noi. Il totale degli eventi competitivi streamati per quest'anno quindi passa da 6 a 16. E sarà meglio che vi mostriate un po' di hype in chat, perché questo è un primato mondiale, non ci sono altre nazioni che hanno così tanti streaming ufficiali. Ovviamente, come avrete intuito, tutta l'attrezzatura della quale vi abbiamo parlato all'inizio di questo Direct verrà utilizzata anche per questi streaming, che peraltro vedranno la partecipazione nello staff fissa di Giampiero Santoro. Quindi la qualità video sarà... Se pensate che le novità riguardo agli streaming siano finite, vi sbagliate, perché ci sono un altro paio di cosucce che vi faranno piacere. Sappiamo bene che la community alla quale stiamo parlando qui su questo canale o sul canale Twitch di Saidonia è una community di super appassionati Pokémon. E oggigiorno, con il passaggio di Pokémon su home console, la presenza di un servizio in cloud per gli scambi a pagamento e un piano di DLC in essere, vestirsi dei panni dell'appassionato di Pokémon significa spesso anche mettere mano al portafogli. Crediamo quindi che essere così affezionati al brand Pokémon debba essere riconosciuto e premiato. Riteniamo che partecipare a questa famiglia che parla di Pokémon tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi e tutti gli anni debba avere un valore riconosciuto ufficialmente. È con piacere che vi annuncio che durante i main events competitivi, ancora una volta grazie alla partnership con Nintendo Italia, verranno rilasciate delle offerte commerciali a tempo limitato per l'acquisto di giochi fisici Pokémon. La prima offerta, che partirà e finirà con gli internazionali di Melbourne, quindi sarà disponibile dalle 11 di giovedì, riguarderà Pokémon Mystery Dungeon. Se acquisterete il gioco durante gli streaming di Melbourne, avrete la possibilità di portarvi a casa il pacchettizzato di Mystery Dungeon a soli 49,99€ anziché 59,99€, ovvero oltre il 15% di sconto. Le modalità d'acquisto del prodotto verranno esplicitate durante la diretta e sarà solo la prima di una serie di offerte
offerte che avremo modo di mostrarvi durante questi main event competitivi su Twitch. A volte vi presenteremo bundle che non sono presenti in store, ulteriori sconti sui giochi in uscita, oppure ancora offerte che non riguardano direttamente Pokémon ma altri titoli Nintendo. Queste offerte, lo ripeto, saranno disponibili almeno al momento solamente per i main events, quindi i tre internazionali rimanenti, il mondiale e il torneo locale importante. In futuro, tuttavia, potrebbero essere rese disponibili anche per gli streaming delle gare online, quindi nel caso tenetevi pronti. Per gustare al meglio la stagione competitiva in arrivo, quindi, il nostro invito è quello di cliccare il link in descrizione che porta al nostro canale Twitch Saidonia e lasciare un bel segui o follow, in modo tale da essere sempre notificati quando andremo in live. Su questo canale YouTube, invece, e non su Sigma Millennium, verranno ricaricate le live competitive integrali, ma solo dopo 24 ore dallo streaming originale. Infine, per chi ci seguirà su Twitch con l'abbonamento, quindi la subscription mensile, ci saranno le seguenti ricompense: possibilità di acquisire più gettoni per le scommesse sui player durante le dirette, possibilità di ottenere team Manolo dei campioni dei tornei internazionali e non nei giorni successivi alla fine dell'evento, possibilità di ottenere il codice del team Manolo utilizzato da noi durante le gare online contemporaneamente all'evento e un canale Telegram dedicato di sola lettura, con i risultati in tempo reale degli streaming internazionali e mondiali. La grafica che avete appena visto è stata realizzata interamente da Alessia Zalina, che è la persona che si è occupata di tutte quante le nostre grafiche degli streaming sportivi. Ne avete visto uno sneak peek, ma è bello ad avvenire, quindi giovedì sera fatevi trovare. Anche perché nelle prossime settimane è in arrivo un aggiornamento ulteriore grafico del canale, del quale però abbiamo deciso di non svelarvi molto. Vi diciamo solo che c'è una collaborazione in atto. Una bella quantità di carne al fuoco, dunque, come direbbe una mia vecchia conoscenza. Nuovi contenuti, upgrade tecnici, nuove rubriche, nuovi streaming sportivi, nuovi partner. Direi proprio che questo 2020 non vuole annoiarci, ma è pur sempre il primo direct dell'anno. Magari nei prossimi avremo altre novità su cose sulle quali stiamo lavorando, anche perché voglio dire, il mondiale di quest'anno per la prima volta nella storia di Pokémon è in Europa, quindi dovremo pure farci qualcosa, no? In attesa di potervi dire di più, vi aspettiamo questo weekend su Twitch con gli internazionali di Melbourne. Se nella notte oscura Galar ha dovuto affrontare centinaia di Pokémon Dynamax impazziti, nella nostra notte oscura che partirà da giovedì alle 11 saremo noi stessi gli artefici di centinaia di attacchi di Pokémon giganti arrabbiati. Il che in teoria mi renderebbe il presidente Rose, ed essendo io il capo degli eventi streaming sportivi italiani, la cosa ha anche senso e tutta loro l'aggiunga a memoria. Grazie a nome mio e di Chiara della passione con la quale ci seguite sempre e che ci ha portati fino a dove siamo arrivati oggi. Un abbraccio forte.